Salve a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di Doom 2 No Rest for the Living. La scorsa volta siamo arrivati in questa mappa, Canyon of the Dead. Ok, ci sono dei nemici già dal punto di spawn, quindi meglio se non ci muoviamo da qui e facciamo fuori tutti quelli che vediamo per il momento. Mi sembra di aver visto, infatti ci sono degli imp qua. Ok. Accidenti, che aura assurda che c'ha questa mappa già dall'inizio. Oh, c'è un mancubus laggiù, ok. Facciamolo fuori. Nonostante sia molto difficile come espansione No Rest for the Living, però vi assicuro che va giocata, è molto molto bella. Allora, questa apre. Oh, ok. Non so dove andare, verrà di qua. Cosa? Ah, è una trappola, porca miseria. Sono pieni di imp. Così sembra. Che mi sembra di aver visto un imp scendere. Sì, sono pieni di imp, ok. Vabbè. Fino ad adesso nulla di preoccupante per il momento. Ma cavolo, mi ha fatto saltare. Non potete immaginare il rumore in cuffia. Quanto faccia saltare, accidenti. Vediamo un po' se... Allora, chiave blu. Dove la trovo? Chiave blu, mi chiede anche qui. Ah, è una leva questa. Ma cosa? Ma... Due chain gunner, due imp, due revenant, tre revenant. Porca miseria. Non lo ricordavo affatto. E i chain gunner hanno ucciso i revenant. Non sto scherzando. L'avete visto anche voi. Ma cosa sta succedendo lì? Che stanno scendendo altre cose. Vabbè. Ma va. Andate a quel paese. Uno non può nemmeno camminare 5 minuti che si ritrova il mondo che lo attacca. Cavolo. Chiave blu, ok. Almeno questo. Sì, ma il problema fondamentale l'avete visto anche voi. Non ho un'armatura, non ho uno straccio di armatura, quindi lo devo... Non so come devo trovare un'armatura. Ah, eccola lì. Meno male. Allora, con questo fucile dovrei arrivare giusto giusto. No, ok. Non arrivo a 50. Tutti questi colpi magari li prendo dopo. Vediamo un po'. E questa dove porta? Credo bene o male nella stessa zona, no? Piano piano. No, anzi, credo sia in una zona totalmente diversa e più aperta. Mi sembra di aver visto un penilimento laggiù, quindi... Un secondo prima non c'era quella Lost Souls, giuro, non c'era. L'avete visto anche voi. Come caspita è arrivata qui vicino? I misteri. Almeno da qui sopra possiamo uccidere moltissimi nemici senza, credo, subire danni. Oh, meno male che ho alzato la visuale. C'è un cacodemone che sta cercando di farmi fuori da lontano. È molto pericoloso stare in una situazione del genere, anche perché la zona è molto aperta, quindi potreste essere attaccati anche dagli altri lati. Ok. Ok. Dai. Perfetto. Adesso. Ci sono...
stanno attaccando tra di loro qui, da quello che sto capendo. Ma chi mi ha attaccato? Ok, mi sto facendo pian piano tutti fuori. Ok, manca l'ultimo. Ah, era il cacodemone. Vabbè, però stavolta muore il cacodemone. Sì, ma quel Penny Elemental sarà morto. Vabbè, mi sembra di aver visto un Revenant lì. Non lo voglio sapere, perché lo sapete che odio i Revenant. Però mi sembra di averne visto uno, quindi accidenti. Io odio quei caspita di cosi, li odio, perché hanno quei missili teleguidati che danno un fastidio che non potete immaginarvi. Allora, vediamo un po' questa zona di qua dov'è. Eccolo, lo sapevo, era lui. Vabbè, almeno ti avevo sgamato già da prima. Quindi, allora, stando lì sopra, perché in pratica io prima ero proprio là sopra, ho fatto fuori un bel po' di nemici, quindi dovrebbero essercene di meno. Dovrebbero, eh. Allora, quel Mancubus lì sopra dà fastidio e bisogna farlo fuori immediatamente. Ok. Ok. Perfetto. Vediamo un po' adesso dove andiamo. Oh, allora bisogna far così. C'è qualcuno che mi ha attaccato? Ah, lì. Mamma mia, che caspita era? Un arachnotron. Addirittura i suoi colpi arrivano fin qui. Vabbè, non bisogna prenderla con le pinze questa zona. Un altro Mancubus. Avanziamo pian piano, ragazzi, perché da quel che ho capito mi sembra che sia una mappa abbastanza complessa e anche costruita magnificamente, devo dire la verità. Eccolo lì l'Arachnotron. Ah, ce ne sono due. Guarda che ti posso far fuori da qui, eh. Non muoverti. Ah, accidenti. So che sembra uno spreco di colpi, ma vi assicuro che non lo è, perché poter beccare un coso di quelli da lontano è tutto grasso che cola per il resto della mappa. Però mi sembra di aver visto l'ara. C'è un lanciarazzi lì, devo prenderlo. Ok, ho anche il lanciarazzi adesso. Ok, uno shotgunner qui e quell'imp là sopra che adesso, anzi dopo lo vado ad ammazzare, perché per il momento la priorità è questa Arachnotron. Ok. Andiamo piano, perché non so cosa aspettarmi. Intanto sto cercando di raccogliere i colpi che vedo, perché è pericoloso proseguire così. Andiamo un po'. Se proseguissi così, ok, non c'è nessuno, perché in pratica è una gola, voi non sapete qui cosa c'è. Scusate se sto andando molto piano, ma non voglio morire. Cavolo, eccolo lì, Penny Elemental che dicevo io. No, però stavolta non te la svigni, mio caro. Vieni qua. Ok.
Ok. Abbiamo fatto fuori anche le Lost Souls. Però da quel che ricordo, anzi da quel che ho visto, eccolo là. E almeno finalmente la smette di rompere quel limbo. Non so cosa aspettarmi adesso, perché il ponte qui non c'è. Come si raggiunge quella fortezza laggiù? Bisognerà capirlo. Ok. Da quello che sembra devo saltare qui. No, non devo saltare, perché qui non c'è assolutamente niente. Andiamo un po' se riesco a capire come proseguire, perché vi giuro ragazzi, l'ho giocata soltanto una volta questa mappa, tanto tempo fa, quando comprai la BFG Edition. Ok, di qua si sale. Era soltanto per prendere i colpi del lanciarazzi, ma come proseguo? Ah, di qua, giusto. Non avevo esplorato questa zona. Due cacodemoni e due impo. Sto ammazzando gli impi intanto, perché wow, ci sono andato vicino, lì. È stato parecchio pericolosa come mossa. Ok. Piano piano, vabbè, però se mi sparano colpi anche da dietro, io come faccio qui? Guardo avanti o guardo dietro, vabbè. Meglio il cacodemone, che è più pericoloso degli imp per il momento. Vedete, perché mi colpiscono anche da dietro. E non so cosa fare adesso, perché... Allora... Dai... Piano, piano, ok. Anche quello lì è morto. Adesso questi due qui sopra. Di qua dove si va? Allora, io ho moltissimi colpi per il Sharingan, ma ho pochissimi colpi per il fucile. Consumiamo quelli per il fucile e poi lo utilizziamo il Sharingan, come se non ci fosse un domani, perché sempre meglio tenere l'arma più potente per dopo, credetemi. Vediamo un po'. Devo prendere per forza la tuta antiradiazioni qui, non c'è altro modo. Vediamo un po' cosa c'è qua. Nessuno. Ok, perfetto. Un'altra tuta antiradiazione. Degli scalini bellissimi. Guardate qui, degli scalini fatti di acido. Molto belli. Ok. Prendiamo... Oh, la chiave gialla. Ok, la prima chiave l'abbiamo raccolta. Cogliamo anche questi bonus, che ci possono essere utili. Chiave gialla qui. Si alza il ponte, ok. Ok. Stiamo andando da qualche parte, finalmente. Un fucile. Ah, non posso raccoglierlo perché ho 50 colpi, ok. Piano, piano. Controlliamo prima qui sotto, qui c'è nessuno? Ok. Cerchiamo adesso di beccare quell'Hell Knight lì sopra, perché non so quanti nemici ci siano lì sopra, ma sono sicuro che ce ne sono parecchi, perché credo sia tipo una zona finale. Infatti credo questa sia la zona finale di mappa. Però devo dire la verità, questa mappa è stata molto molto carina, mi ha divertito parecchio. Vabbè, però non cantiamo vittoria troppo presto, devo ancora raggiungere l'exit. Se mi tendono una trappola fatta bene, vorrei anche morire. Come per esempio si vede proprio che questo muro dovrebbe abbassarsi. Vabbè. Ok, piano piano. Molto molto bella questa zona della fortezza. Gli nemici sono stati posizionati perfettamente.
Non sono posizionati nel modo per farvi impazzire, ma per rendervi le cose un pochino più di... Ok, soltanto il muro qui davanti. Ma cosa? Ma voi siete impazziti! E io uso il lanciarazzi. Che mi frega. Ok. Un Revenant è andato giù. Ma... Madonna! Che è successo? Il Limp perché è morto? Il Mancubus? Porca miseria, si è fermato proprio davanti alle scale. Ci credo che è morto. Ma io sto qui, chi si muove da qua? Non è codardia questa, è semplicemente tattica. Perché sarebbe stupido salire lì sopra. Perché ho visto, mi sembra, l'exit. Dai. Sto scendendo le scale, no, non le sto scendendo, però... Ok. E anche questa è fatta. Non ci credo. Sono vivo. È stata pericolosa questa mappa, devo ammetterlo. Ma non è difficile, ragazzi. Non è difficile. Basta solamente, come avete potuto vedere, stare lontano dai pericoli e nascondersi quando ne occorreva. Quando ne avevate bisogno. Ok. Però lì c'è la Soul Sphere, come la raggiungo? E mi piacerebbe raccoglierla, però. Magari qua? Sì! Non ci posso credere, ho trovato un segreto proprio spudoratamente, senza nemmeno sapere. Ok, ho raccolto anche la Soul Sphere. Tutti quei colpi per il Chang'an non posso raccoglierli, purtroppo, perché... Ah, ok, qui c'è un colpo, qualcosa per il fucile, ma tutti quei colpi lasciati qui per il Chang'an. Ma perché io sento ancora qualcuno? Uffa. Ok. Dicevo, i colpi per il Chang'an qui non posso raccoglierli perché ho i colpi al massimo, quindi magari dovevo utilizzarlo prima, però voi lo sapete, sono amante dei fucili, mi piace troppo usarlo, quindi... In più, se non usavo il lanciarazzi lì, era veramente la mia fine, veramente, eh. Ok. Canyon of the Dead. 99% uccisioni, 72% oggetti e 20% segreti. Vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo nella prossima puntata di Doom 2. No Rest for the Living.